Scherzi a parte, ecco chi sarà al fianco di Enrico Papi. Scherzi a parte tornerà ad andare in onda su Canale 5 a distanza di diversi anni. Il programma si riprometterà, come sempre, di far divertire e ridere il pubblico attraverso degli scherzi realizzati contro alcuni VIP. La presenza di Enrico Papi era già stata confermata, ma ora emergono i nomi di chi lo affiancherà. Durante i palinsesti dell'autunno tornerà ad andare in onda Scherzi a parte. In molti sono stati felici di questo grande ritorno che è stato affidato a Enrico Papi. Come però era già stato anticipato, il conduttore non sarà solo, ma insieme a lui ci saranno delle vallette e co-conduttrici. Negli ultimi giorni TV Blog aveva fatto sapere che assieme a Enrico Papi ci saranno in qualità di vallette anche Antonella Lia ed Elisabetta Gregoraci. Amedeo Venza, seguitissimo su Instagram, è già molto conosciuto per dare alcune anticipazioni in anteprima sul mondo dello spettacolo, ha fatto sapere che le vallette saranno in totale 5. Secondo Venza, le altre 3 sono Paola Di Benedetto, Carolina Stranamare e Antonella Fiordelisi. Proprio dietro le quinte della trasmissione sarebbe avvenuto un duro scontro tra la Gregoraci e Fiordelisi. Anche Antonella Lia ed Elisabetta non hanno mai avuto particolare simpatia l'una per l'altra, come dimostrato al Grande Fratello VIP. In ogni caso le 5 vallette si alterneranno nel corso delle varie serate. Scherzi a parte andrà in onda di domenica, in sostituzione di Live Non è la D'Urso, che per quest'anno è stata sospesa. Dunque, salvo cambiamenti, il divertente programma andrà contro The Grande, il nuovo progetto di Alessandro Cattelan per la Rai. Si tratta sicuramente di una sfida avvincente che fa dedurre come Mediaset riponga molte speranze in Scherzi a parte. A poco più di un mese dall'inizio del programma sono trapelati i nomi delle prime celebrità che sono finite vittime della trasmissione. Tra queste Paolo Del Debbio e Emanuela Arcuri, quest'ultima con uno scherzo ambientato a Cinecittà World. Ci sarà anche Valeria Marini, che subirà uno scherzo con una bambola gonfiabile, e Andrea Roncato alla mostra del cinema di Venezia. Gli altri nomi sono poi quelli di Antonella Lia, Gianfranco Vissani, Mario Giordano e Orietta Berti. Anche se al momento sono solo questi i VIP che sembrano essere coinvolti, non è da escludere che ne vengano aggiunti altri, magari con scherzi più brevi. Per conoscere esattamente quale piano è stato organizzato contro questi personaggi, non si può fare altro che attendere l'atteso inizio di Scherzi a parte. Voi che cosa ne pensate? Siete felici di vedere queste 5 vallette affiancare Enrico Papi nella nota trasmissione di Canale 5? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.